Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo subito, immediatamente, la nostra esplorazione su Rogue Galaxy perché mi sono accorto che praticamente gli episodi precedenti sono durati veramente, veramente tanto. Mi scuso veramente di questa cosa. Non vorrei che magari qualcuno non apprezzasse comunque gli episodi un po' più lunghi. Però l'ho spiegato, essendo comunque anche delle introduzioni, quelle che abbiamo visto negli scorsi episodi, giustamente abbiamo perso un po' più di tempo. Allora, cerchiamo di esplorare bene la foresta, perché ci sono dei percorsi alternativi, e io in realtà la voglio esplorare a fondo la foresta, anche perché ci sono forzieri, ci sono cose che possiamo trovare. Ecco, il sorridino che ci deve saltare di sopra e poi attaccarli. Aia. Ok. Allora, lì abbiamo trovato un salvataggio, o per meglio dire un teletrasporto, un warp, che possiamo tranquillamente sfruttare. Non voglio entrare qui in questa zona perché mi sa che non va bene. Allora, facciamo il teletrasporto. Ecco, sul ponte. Perché adesso voglio tornare un attimo indietro a prendere quella pistola per Juster. Credo di aver accumulato abbastanza soldi adesso. Quindi la vorrei effettivamente comprare. Ah, ma potevo teletrasportarmi lì effettivamente, sulle paludi. Pensavo che in realtà fosse più lontano. Ok, mea culpa. Vedete, già giocare, non giocare per un paio di giorni ti fa avere questi vuoti di memoria. Allora, fammi comprare qua, dov'è? Ecco, fucile di fuoco. Esatto. Poi, per quanto riguarda il resto, non dobbiamo acquistare nulla. Possiamo acquistare qualcosa qui più che altro per fare le eureche. Vediamo se qualcun altro ha bisogno di questi oggetti per sbloccare qualche mossa. Ecco, c'è Zegram che olè. Adesso fa spada di fuoco, se non sbaglio. Esatto, spada ardente. Poi qui non c'è più nulla. Ci sarebbero loro, ma per adesso loro li voglio tenere un attimo così. Li voglio tenere un attimo in sospeso. Per cui, ritorniamo al teleport. E ritorniamo dove eravamo prima per continuare appunto l'esplorazione. Quindi usiamo il warp, teletrasporto. Ecco qui, dove eravamo prima. Così possiamo continuare la nostra esplorazione. Allora, io in realtà non vorrei entrare qua, perché se non sbaglio forse qua era il continuo della storia. Quindi no, andiamo un attimo per di qua. Cerchiamo di esplorare il più possibile la mappa. O per meglio dire, la mia voglia di esplorare è sempre enorme. Specialmente perché ci sarebbero anche dei forzieri da trovare. Ecco, là ce n'è uno, ad esempio. Ecco, questi mi hanno colpito senza sapere come. Ma noi spariamo così all'impazzata come nel Far West. Il coltello glaciale qui non ne vale assolutamente la pena. Capelli di medusa, un oggetto che non ho idea di che cosa sia. Oh, vediamo qua, bel forzierozzo. Ramo di Mirad. Ok. Andiamo avanti. Beh, dai, andiamo a vedere questa casa cosa c'è. Dai, sono abbastanza curioso. Tanto se va avanti con la storia, possiamo tranquillamente decidere di andare altrove dopo. Spada ardente potrebbe essere ottima, però non la faccio utilizzare al momento perché non ne vale la pena. I combattimenti sono abbastanza veloci, quindi non ho problemi da questo punto di vista. Per cui andiamo qua, andiamo avanti. Tanto l'esplorazione, male che vada, la faccio io poi per conto mio, non è quello il problema.
e vi aggiorno poi ovviamente nella puntata successiva, vi aggiorno su quello che ho fatto, su quello che ho trovato, eccetera eccetera. Any monkeys in it? No sign of anyone around. Ok, a quanto pare non c'è nessuno. Vediamo cosa troviamo qua all'interno. Allora, qui c'è un forziere, ma ci vuole la chiave delle stelle. Quindi questa maledettissima chiave delle stelle già l'abbiamo vista menzionata sia sul vecchio pianeta dove eravamo prima e anche adesso. Quindi al momento ci ha precluso già due forzieri. Anche più di due forse. Allora, vediamo qua invece cosa c'è. Un altro forziere, benissimo. Quindi questo lo possiamo aprire, credo. Pozione curativa per due. Bisogna stare anche attenti perché ora che mi viene in mente, qui nella giungla è la prima mappa, o per meglio dire il primo mondo, dove si possono incontrare i Mimic, che sono delle creature terribilmente forti dai miei vecchi ricordi. Sono delle creature veramente veramente forti all'interno della, diciamo, del gameplay, almeno a questo livello, nel senso all'inizio, perché sono veramente veramente resistenti. Anche in futuro diventano forti, però diciamo che all'inizio ovviamente sono una vera e propria spina nel fianco. Su questo avevo, ho un ricordo abbastanza limpido, se devo essere onesto. Ok, bene, stiamo aumentando anche l'esperienza delle nuove, delle altre armi, così piano piano le possiamo poi craftare, perché vi ricordo che per craftare le armi dobbiamo farle aumentare di livello. Quindi questa è una meccanica un po' noiosa, di questo gioco, però da un lato ci permette comunque di poter sfruttare tutte quante le nostre armi e non ci costringe, cioè praticamente ci costringe comunque ad avere a comprare delle armi o comunque a sfruttare delle armi, perché sennò sarebbe troppo. Oh, dove sei? Ok, non la trovavo più. E comunque abbiamo anche una scusa nel frattempo per poter farmare soldi, perché comunque poi comprare tonici, comprare... Oh, sfida, sconfiggi tutti i nemici in 30 secondi. Ah, vero, le monete del cacciatore. Ecco, vero, le sfide del cacciatore. Queste sono importanti, perché quando arrivano, cioè quando saranno disponibili e ci daranno la possibilità comunque di avere questi gettoni, possiamo scambiarli per ottenere armi o comunque protezioni interessanti. Quindi le monete del cacciatore, vero, vero, queste sono piccole cose che vado dimenticando in realtà. Cioè queste vedi, sono cose e li droppano anche i Mimic. I Mimic droppano questi droppano queste monete. Ecco perché sono difficili da sconfiggere. Non lo ricordavo. Ok, abbiamo utilizzato una tripura, anche se in realtà non l'avrei voluto utilizzare, se devo essere sincero. Ah, coltello glaciale non c'è bisogno. Oh, abbiamo fatto esperienza massima sulla nostra spada, per cui alleati, no. Equipaggiamento, possiamo togliere questa e mettere questa. Benissimo. Tra poco avremo fatto anche l'esperienza per la pistola, quindi potremo cambiare anche la pistola. Chiave della terra, mannaggia a voi. Quindi altro oggetto che non abbiamo al momento. Stiamo attenti ai forzieri. Nel frattempo incominciamo adesso ad equipaggiare delle armi decisamente più forti. Anche l'aumento di livello ci consente di essere più forti, però avere la possibilità. C'è crepato Zegram.
No, no, rinascita non la facciamo al momento, non ha senso. Diamante, droppato diamante. Massimo anche per le armi di Kisala. Purtroppo però per Kisala non abbiamo altre armi al momento. Non abbiamo altro al momento per Kisala, mi dispiace. Ah, qui abbiamo la strada bloccata. We'll never get past this. The Berkakwa must have put it here, trying to keep people like us out of their village, I'm sure. No ordinary human can move this monstrosity. Well then, how about someone with superhuman strength? You see anyone like that around here? It's all right. We'll come back later. Let's find another route. Benissimo, andiamo a cercare un'altra strada. Quindi questa per il momento ci è preclusa. Allora, vediamo se gli oggetti, esatto, abbiamo qualcosa di da incastonare per i nostri Eureka. Oh, bene. Cosa abbiamo trovato? Forza antimale livello 1. Bene, figo. Poi Zegram. Ok, gli altri per ora, ripeto, lasciamoli stare. Concentriamoci sul gruppo che abbiamo al momento noi, quindi sul party che abbiamo noi in questo momento. No, tricura assolutamente useless. Buono il fatto di poter prendere la pozione curativa. Vedete, quando le armi raggiungono il massimo, aumentano le loro statistiche. Più le utilizziamo, più aumentano le loro statistiche. Ora, per le armi iniziali ovviamente è inutile aumentare le statistiche elementali o in generale. Quindi non appena noi abbiamo il massimo, lo cambiamo. Ecco, utilizziamo adesso la nuova pistola, visto che possiamo utilizzarla, quindi tanto, diciamo, tanta roba, questa, veramente tanta roba. This is so different from Rosa, e lo sappiamo benissimo che è differente da Rosa. Allora, dato che abbiamo esplorato le due zone, a questo punto io direi di salvare lo stesso, così... possiamo tranquillamente esplorare l'ultima zona senza rimpianti. Che poi, a dire la verità, non ricordavo. Però dobbiamo andare adesso là. Guardate, mi è spuntata la stella adesso per andare lì. Quindi magari forse prima vado là e poi esploro la nuova zona. Ok, facciamo così. Proviamo a dare me credito al gioco. Allora, gorilla. Il suono mi laghicchia un po' durante queste battaglie. Non so se è una cosa che succederà spesso e volentieri. Oddio. Cazzo, non mi posso. Kisala è stata messa KO. Un secondo, perché... A dire il vero, le rinascita io non vorrei utilizzarle adesso, perché... Mi sta laghicchiando un pochino anche il gioco adesso. Ma non lo so, ho delle volte in cui il gioco mi laghicchia e... Dove il gioco mi laghicchia il suono no, e viceversa. Ok, allora, anche il nostro Zegram adesso può cambiare l'equipaggiamento. Quindi gli diamo l'altro shuriken, che ce lo abbiamo. Come spada non abbiamo nient'altro per ora, quindi purtroppo te le tieni, figlio mio. Però lo shuriken già è diverso, quindi almeno lo shuriken te lo puoi tenere. Ok, noi nel frattempo lanciamo oggetti. Vabbè,
la pistola di fuoco già fa molti più danni. Fa decisamente più danni adesso. Vedete, lì nel frattempo giustamente gli equipaggiamenti maxati iniziano ad apprendere resistenze e difese elementali in più. Cosa che è normale, perché giustamente vanno a potenziarsi. Non sarebbe un male neanche per le armi di Juster, perché potremmo ottenere dei bonus con l'arma che andremo a craftare dopo. Però dovendo utilizzare poi le armi anche craftate per farle massimizzare nel loro livello, è un po' inutile, è decisamente un po' inutile. Allora, andiamo. Oddio. What do you think you're doing? Well, hang on, just calm down a sec. Sorry about that. Been so long since I've seen another person. I just needed some human contact. Human contact, huh? Name's Felio. Come on in. I haven't talked to anyone in ages. Follow me. Is kind of a mess. So you live here alone? I was banished here. Punishment for breaking a village rule. It's a horrible story. I like tinkering with machines, as you can see. Unfortunately, it's strictly forbidden in that village. That village? They're really old-fashioned. Huh? The villagers, I mean. They're so bound by their rules, they never even glance at anything new. That's why this planet is so underdeveloped, those backwards Burkakwa. Your village, is it far from here? Hmm. Oh yeah, a Burkakwa village. That's where I used to live. Bunch of old sticks in the mud there. So, where was I? Huh? Oh, My research shows that other planets are coming along swimmingly, but Jureika's civilization hasn't changed in 1,000 years. This planet is an absolute relic. Time's moved on without us. And are we supposed to stand for it? Heck no! I'm gonna be the one who changes this place. I'll make it even more advanced than Zerard! Say that now, but have you ever seen Zerard? Unfortunately, I haven't. But I've heard it's the most advanced planet in the galaxy. Oh, yeah! Take a look at this! Apparently, Zerard is covered with these things! With gloves? Wear that, and your strength will go through the roof! You can even move massive hunks of rock! Amazing what some planets can come up with, huh? Pretty cool, right? Here, take it! Huh? Why? I've got another one. Besides, you guys are on your way to Burkakwa Village, right? If you get a chance, could you tell them all about the wonders of civilization for me, would ya? A power glove. And a pretty old model, too. Say, Juster, this could come in handy. We might be able to use it to move that stone statue. Hmm. If he's offering, take it. Either way, we gotta split. The village is just ahead. We can finally finish our mission. What? Already? Oh, yeah! I wouldn't go near the houses along the river if I were you. See ya! Perfetto. A quanto pare adesso possiamo spostare
quel grande macigno che ci bloccava la strada. Infatti, vedete, adesso ci permette di andare da quel lato. Ok, andiamo allora. Seguiamo la storia per ora. Oddio, c'è un abitante? Stanno spuntando adesso diciamo, delle persone. Prima non c'erano, o sbaglio? Non me ne ero accorto. Cioè, non me ne sono accorto se prima c'erano. Mi dà fastidio questa cosa che mi laghicchia un pochino il suono. Devo sistemarlo. Spero che dalla prossima volta lo possiate sentire meglio. Perché comunque il video non è male, nel senso non lagga molto. O almeno io non lo vedo laggare molto, ma questo poi lo vedrò ovviamente in produzione. Vedrò se ci saranno problemi di FPS o altra roba. Anche se non credo. Guardate, stanno spuntando delle persone. Prima non c'erano, però, Che poi comunque è un lag di suono, comunque dovuto anche all'emulazione, perché purtroppo non avendo collegata la PlayStation 2 al momento, sono praticamente costretto ad utilizzare l'emulazione. Quindi è anche a causa di quello. Oh, altro diamante che magari potrebbe essere utile. Oh, non ci posso fare niente. I combattimenti mi piacciono troppo qui. Non riesco neanche a farli saltare. Cioè, anche in montaggio o tutto, non ce la faccio a farli saltare. Sono bellissimi i combattimenti. Ma perché sono immediati, capito? Cioè, non perdi tanto tempo. Cioè, perdo più tempo a montare il... che altro? The power glove. Yeah, that just might work. Give it a shot, Jaster. I punti interrogativi. Quando usi un oggetto vicino a un punto interrogativo potrebbe accadere qualcosa. Scegli l'oggetto adatto in base ai consigli dati. Esatto, quindi qua possiamo utilizzare il guanto possente. Ah, vedete? Poi si apre. E quindi adesso abbiamo aperto il passaggio. Perfetto. Fortuna che non si è chiuso subito il passaggio, facendo tipo una sorta di trappolozza. Ecco, qui adesso ho paura io, perché mi ricordo che da questo lato in poi i forzieri potevano nascondere i mimic. Quindi devo stare attento. Ok, questo... no. Here they come, bastards. Madonna, ma poi attaccano così all'improvviso, ma non lo possono fare. Cioè, non è corretto. Ok. Ah no, ok. Rinascita per 3, questo è buono, potrebbe essere utile. Oh, ero convinto che in qualche baule di qua ci fosse un mimic. Invece ancora, fortunatamente non ne abbiamo incontrati. Beh, forse sono ricordi miei un po' sbiaditi. Allora, finché mi chiedono delle pozioni curative, ci può stare, perché tanto non è un problema. Le posso utilizzare le pozioni curative. Allora, lì c'è un altro salvataggio, benissimo così. Lì c'è un bel forzierozzo che deve essere preso immediatamente. La pistola di fuoco fa veramente tanti danni contro le api. Bracciale d'argento, ottimo. Lì c'è un'altra bottega, ottima la bottega. Ok, lì credo che non ci possiamo andare perché l'acqua è alta, però... ok, intanto ci curiamo.
E voglio andare a quella bottega, voglio vedere cosa mi dà la bottega. Anche perché la strada giusta è questa. Mentre invece se dovessi andare dritto, forse perdo qualcosa. Allora, fammi vedere cosa vendi. Pozione curativa, sali minerali, banana matura. Ecco, altre armi. Spacca sassi, livello 3. Poi intersecatori, questo li prendiamo per Kisala, così abbiamo delle nuove armi per lei. Anche questa devo prendere perché poi nuova arma anche, nuovo shuriken lo prendiamo pure. Ok, abbiamo preso tutte le armi, bene, così possiamo fare alleati. Equipaggiamento, la spada è al massimo, quindi la possiamo cambiare, così può prendere nuove abilità. Equipaggiamento, cambiamo, così finalmente abbiamo cose nuove. Per le protezioni ancora non abbiamo niente. Poi equipaggiamento, tu tra poco potrai sostituirla con questa. Anche se ci sono tutte e due le armi che posso, ovviamente sono quasi simili, 35 e 36, quindi va bene. Posso tranquillamente utilizzare magari prima questa e poi la spacca sassi. Quindi va bene, anche se in realtà la spada, quella del deserto, posso anche farla expare più tardi. Ma questo, diciamo, lo so perché ricordo il gioco. Allora, dato che abbiamo sbloccato questa zona, lì con l'acqua sicuramente non ci posso andare, questo me lo ricordo per certo. Però qua invece sì. Per cui prima di andare magari nella zona... Aspetta, abbiamo dei punti da scambiare. Vedete, man mano che poi anche eliminiamo dei mostri, otteniamo appunto dei punti. Ok, quindi salviamo. E direi comunque di proseguire per il momento da questo lato, anche perché comunque non credo di registrare ancora per molto, quindi ormai concludiamo l'esplorazione, magari, in modo tale che poi con la prossima puntata possiamo andare avanti con la storia, perché comunque ho detto che non voglio fare puntate troppo lunghe, non voglio fare assolutamente puntate troppo lunghe, quindi ci tengo a... Ecco, lì c'è un altro oggetto che bisogna utilizzare. Vediamo cosa ci dice il suggerimento. Il sentiero è bloccato da un enorme macigno. Non c'è altra scelta che ridurlo in briciole. Quindi il guanto possente mi sa che in questo caso... No. E se invece utilizzassi la spacca sassi? E allora niente, vuol dire che per ora di qua non possiamo concludere nulla. Va bene, allora andiamo un altro po' avanti con l'esplorazione, anche se non so effettivamente quanto abbia registrato. Però mi sento comunque di andare avanti un altro pochino. Andiamo avanti un altro pochino, magari alla prossima... Andiamo alla prossima... al prossimo filmato, comunque al prossimo video, poi stacco, così stava rischiando di crepare Kisala, poverina. Allora, lì c'è un altro forziere, andiamolo a prendere. Però mi sa che là c'è la chiave, perché vedo la cosa. Oddio, il mimic. Io ci vado giù di pistola per ora, perché aia. Allora un secondo, perché wow, 140 gli ha tolto. Madonna mia quanto ho tolto. Vabbè sì, ma qua... No, qua mi sembra inutile curarli. Vabbè, li faccio andare KO e ora poi ci penso io a... Ci penso io. Ok, tanto ormai questo sta crepando, quindi dovrei riuscire a farcela da solo.
Comunque, vi ho fatto vedere come i Mimic possono essere decisamente fastidiosi. Dai, su, telecamera, spostati. Olè. Ecco, come vi stavo dicendo, il Mimic può essere abbastanza fastidioso. E avete avuto modo di vedere come sia fastidioso. Fortunatamente siamo riusciti a buttarlo giù. Però adesso dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo fare attenzione perché comunque infatti anche gli altri giustamente adesso non si sono curati. Quindi giustamente un po' di difficoltà c'è, perché adesso devo curarli non appena comunque ritornano in vita, cioè non appena finisce lo scontro. Anche perché sennò poi non prendono esperienza, poverini. Oddio, manco il tempo. Allora, un secondo. Ok, facciamo una tricura. Purtroppo alcuni attacchi non possono essere bloccati, come vi ho detto a inizio gioco, praticamente. No, la tricura non la utilizzerò assolutamente. Antica pergamena numero 1. Questa è figa perché permette di sbloccare le mosse. Esatto, vedi? La pergamena antica nella griglia per imparare il colpo infuocato. Le sfere per sferrare un colpo infuocato, carica la tua barra raccogliendo le scintille lasciate dai nemici. Caricata la barra colpo infuocato, attivala premendo R1 più quadrato vicino al nemico. Attivato il colpo infuocato, sul schermo vedrai le icone dei tasti. Quando un'icona... Ok, perfetto, quindi... Sì, è praticamente l'attacco speciale. Esatto, è praticamente l'attacco speciale, il colpo infuocato. Come se fosse una sorta di limit, magari per chi si intende di più del mondo di Final Fantasy. Allora, utilizziamo... Sì, utilizziamole qua perché... Ok. Tanto ne abbiamo 20, per cui non abbiamo problemi per il momento. Forziere, questo non è un Mimic. Perché i Mimic purtroppo si mimetizza con i forzieri che bisogna aprire con le chiavi. Qua c'era un salvataggio, a saperlo non avrei utilizzato le pozioni. Allora, direi che abbiamo raggiunto questo salvataggio, per cui salviamo in questo punto e dalla prossima volta continueremo appunto la nostra avventura all'interno del pianeta Giuraica. Quindi, io vi ringrazio al solito per essere stati con me, spero che al solito questa puntata vi sia potuta piacere e noi ci becchiamo come sempre alla prossima.